Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video. Per chi non mi conosce ancora, per chi è nuovo, per chi si è appena iscritto, io sono Samantha e mi occupo di cucina vegetale. In questo canale troverete tantissime ricette tutte a base vegetale e oggi siamo qui in compagnia di una ragazza per fare una ricetta davvero speciale. Vi presento Silvia. Ciao! La Silvia si occupa, insomma, dillo tu. Io mi occupo di pasticceria classica invece e è la prima volta che mi avvicino alla pasticceria vegetale. Sono super curiosa, quindi mi raccomando, insegnami bene. Faremo una super ricetta. Una ricetta semplice, adatta a tutti. Faremo una frolla vegana, molto semplice, con pochissimi ingredienti. E poi Silvia ci farà una meravigliosa confettura di lamponi che andremo poi a mettere all'interno della nostra crostata. Sempre con ingredienti, in questo caso vegetali. Come vedete, ho qua la bellissima fascia di Dadida. Vi ricordo di seguire sempre la sua pagina Instagram per tantissime cose che fa: borse, zaini, fasce, turbanti, un sacco di cose. Quindi seguitela perché è veramente una ragazza troppo carina e molto brava. Allora, io direi di iniziare, facciamo vedere gli ingredienti che servono e iniziamo questa bellissima ricetta con Silvia, che lei è la titolare della sua azienda di vanille patisserie. Per realizzare la frolla ci servono 360 g di farina 00, 100 g di zucchero di canna, 8 g di lievito per dolci e ora la parte liquida. Sono 100 ml di latte vegetale, noi in questo caso usiamo quello di soia, ma va benissimo anche quello di riso o quello d'avena. E poi 100 ml di olio di semi di girasole. Allora, dobbiamo iniziare con gli ingredienti secchi, quindi iniziamo dalla nostra farina che la andiamo a mettere all'interno della ciotola, con lo zucchero e il lievito. Ok, il cucchiaio. È arrivato il cucchiaio. Sì. Iniziamo a amalgamare bene gli ingredienti. Allora, piano piano andiamo a incorporare il latte, l'olio di semi. Iniziamo prima col cucchiaio. Allora, vuoi provare tu, che intanto così senti la consistenza. Dai. Se la trovi differente dalla frolla normale. Ecco, Silvia è la prima volta, sì. Non ha mai fatto una frolla vegana, quindi questa è la prima volta, sta adottando la mia ricetta e vedo che dai, piano piano, sì. È stata bravissima. Questa ricetta la proporrò al mio campus. Esatto. E me ne dai il consenso? A voglia. Anche perché ci sono tantissimi bambini ultimamente che hanno problemi di intolleranza. Soprattutto con le uova. Uova e latte ce ne sono sempre di più. Quindi mamme, frolla vegana in 5 minuti. Con il caldo. È bella tosta, anche con il caldo. Esatto, non serve assolutamente farla riposare. Potete tranquillamente congelarla anche così e utilizzarla quando più vi piace. Se avete voglia di fare dei biscotti, delle crostate, delle crostatine di frutta con la crema pasticcera, insomma potete farci quello che volete. Ora la frolla è pronta e noi andiamo a fare, Silvia ci farà vedere come fare la confettura. Sì. Nostra composta useremo 200 g di lamponi, potete usare la frutta che più vi piace, mirtilli, fragole, pesche, quello che volete. Un cucchiaio di amido di mais, due cucchiai di zucchero. A piacere, diciamo. Perfetto, vi facciamo vedere come realizzare questa composta in 5 minuti. Confettura è pronta, quindi è il momento di assemblare la nostra crostata. Riprendiamo il nostro panetto di frolla, mettiamo un pochino di farina sul nostro tagliere. Ok, impastiamo un attimino, ma io direi che è pronta per essere. Silvia, vai, a te l'onore di stenderla. Prego.
Allora, abbiamo già preriscaldato il forno a 180 gradi e andiamo a cuocere appunto la nostra crostata a 180 gradi per 35-40 minuti. Allora, ora stiamo decorando la torta. Silvia, gli è venuta in mente una decorazione fino all'ultimo momento. E intanto che la Silvia decora, parlaci un pochino della tua azienda, un pochino di quello che fai. La mia azienda è nata il 2 gennaio del 2020, proprio in un periodo pieno Covid. poco prima del Covid, esatto. E è nata da un'idea che ho avuto, diciamo, di lavorare in casa, perché avevo bisogno di unire, la necessità di unire la famiglia, il lavoro e la casa. Quindi ho deciso, in un momento di, insomma, di cambiamento della mia vita, di iniziare a lavorare in casa. Bene, ho avuto questa idea, quindi mi sono mossa, ho seguito le normative, mi sono informata su tutto quello che dovevo fare, ho dovuto, diciamo, sistemare la mia cucina, adattarla al lavoro. La sua cucina, la sua casa è diventata il suo piccolo laboratorio. Comunque propongo un prodotto fatto in casa, fatto a mano, prodotti genuini, ricercati. Ma guardate che decoro. Adesso io vi farò vedere più da vicino il decoro che Silvia sta facendo. C'è la prova assaggio, non può mancare la prova assaggio, quindi ci resta che assaggiare la nostra crostata. Buona. Buonissima, si sente una marea al lampone. Buona. La panna non è assolutamente pesante e la frolla è morbida. Poi abbiamo voluto dare risalto alla frolla, anche perché io la volevo assaggiare, quindi abbiamo fatto una frolla un pochino più spessa e il lampone è un po', è, diciamo, non è esagerato, però a chi ama la frutta e chi ama anche i lamponi, l'acidità, può anche utilizzarne di più. Quindi non è, è assolutamente a piacimento. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Grazie un sacco Silvia di essere stata qui in compagnia con noi. Grazie Samantha per avermi dato la possibilità. Grazie a te. Per qualsiasi torta o ordinazione contattate Silvia. Io vi lascio tutti i riferimenti di Silvia qua sotto nell'info box. Io vi ringrazio, lasciate un bel like, mi raccomando che ce lo meritiamo, è strameritato. Con il caldo oggi poi soprattutto. Esatto. Ci vediamo al prossimo video ricetta. Grazie per essere stati con noi. Ciao. Ciao. Perché poi vedi tutto anche il backstage. È la cosa più bella che c'è. Aspetta che ho guardato di faccia. Non posso anche usarmi così, però cioè mi devo... Ciao! Ok. Allora. Io so proprio di sì. Ragazzi, non sono andato tutto. Dovete vedere il suo in modo.